Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la cultura finanziaria. La cultura si fa finanza. È Luciano Locasto che vi parla, strategista dell'Istituto Svizzero della Borsa, quest'oggi sul portale di Opzionaria per presentarvi un servizio grazie al quale è stato possibile realizzare un sogno, quello di essere realmente bidirezionali e guadagnare da qualsiasi direzione prende il mercato. Tale sogno si è realizzato attraverso la concretezza strategica del servizio leader che esporremo in questo webinar e attraverso la grandissima esperienza dell'autore, il dottor Maurizio Monti, che è qui con noi. Buongiorno Maurizio. Maurizio? Sì, scusami, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Avevo il microfono Il microfono disattivato. disattivato, ottimo. Succede spesso anche È evidente a me. la mia dislessia questa mattina. Sì. Posso dire di essere responsabile di tale dislessia, Maurizio, perché il tuo eloquio godeva di forma perfetta prima di scontrarsi con la mia dislessia. Ti assegno quindi il controllo dello schermo. Ok, La allora. potenza del doppio profitto di leader. Maurizio, prego. Nella realtà, ciò di cui parliamo questa mattina, oggi è il 4 di agosto, sono le 11:42 e il mercato, l'S&P 500, ha fatto una mossa di ritrazione, no? Una mossa di ritracciamento dopo la notizia di Fitch per il downgrade della valutazione del debito americano e direi che la reazione del mercato tutto sommato fino adesso è stata anche abbastanza tiepida rispetto a quello che successe nel 2011 quando ci fu il downgrade di Standard & Poor's che creò un piccolo pandemonio sul mercato con un meno 11% nell'arco dei successivi 35-40 giorni sull'S&P 500. Noi obiettivamente non ci aspettiamo questo, anche se diciamo che con tutta probabilità la gamba ribassista che si è innescata è possibile che continui almeno fino al livello di supporto tecnico che individuiamo intorno a 4.450-4.475 insieme con la media mobile a 50 che farà da primo livello di supporto. È anche possibile che nella giornata di oggi, 4 agosto, il mercato cerchi un recupero proprio nella direzione del punto di partenza della discesa determinata dalla notizia negativa del downgrade di Fitch. Quindi che recuperi l'area tra 4.550 e 4.575. Poi vedremo che cosa succede nella prossima settimana. Oggi 4 agosto è un venerdì e quindi è una delle scadenze tecniche principali, anzi la scadenza tecnica principale della settimana, anche se non è quella del mese. Per di più, alle 14:30 di oggi aspettiamo il dato sul non farm payroll, che è sempre un dato estremamente importante dal punto di vista della valutazione dell'impatto sul mercato. Questo quindi è lo scenario. Lo scenario è uno scenario che può vedere ancora nelle nostre possibilità una gamba rialzista, o ribassista, chiedo scusa, che si manifesterà probabilmente dopo un piccolo rimbalzo. Questo perlomeno è la nostra visione, poi potremmo anche sbagliarci. Perché oggi parliamo di doppio profitto? Parliamo di doppio profitto perché nelle strategie di opzionaria abbiamo imparato in tutti questi mesi, dal momento in cui abbiamo lanciato opzionaria dall'inizio del 2022, dal momento in cui abbiamo lanciato dribbling, abbiamo cominciato a far capire che le strategie in opzioni potevano essere viste sotto una luce completamente diversa da quelle che una certa letteratura perfettamente incompetente, non esito a dirlo, ci aveva propinato per tanti anni. E il concetto che ci ha introdotto Dribbling e poi tutte le strategie nate sulla scia di opzionaria
è quello di poter avere una fonte di finanziamento attraverso il passare del tempo e quindi di avere il passare del tempo come fonte possibile di profitto, finanziamento barra profitto, ma anche di poter utilizzare il passare del tempo per andare a inserire all'interno del passare del tempo delle strutture che potessero poter guadagnare in qualche altro modo, oltre che dal passare del tempo. Queste strutture andate a inserire in aggiunta e alla strategia base che guadagna dal passare del tempo, può essere una strategia di diverso tipo, può essere una strategia sul titolo azionario, può essere una strategia sul VIX, per esempio quella di Winning VIX, può essere una strategia, per esempio, come quella di Incassi Costanti America, che punta a una direzione del mercato, oppure a quella di Leader, che ha l'ambizione di avere la bidirezionalità, ovvero Leader è un salto, come dire, significativo rispetto alle strategie che conosciamo della famiglia Dribbling. È un salto significativo perché punta non alla non direzionalità attraverso il passare del tempo e l'eventuale finanziamento che da esso deriva per poter aggiungere una componente di profitto, ma punta in modo specifico a essere bidirezionale, a poter guadagnare dalle due direzioni. Nei webinar precedenti di Leader abbiamo fatto vedere come è nata la strategia da un punto di vista concettuale, abbiamo fatto gli esempi con la Torre di Pisa, no? Abbiamo prima costruito una Torre di Pisa dritta, poi l'abbiamo fatta pendere da una parte, fatta pendere senza esagerare in modo che non cadesse, e poi gli abbiamo costruito un contrappeso sopra. Poi abbiamo capito che con la strategia di Leader potevamo orientarci in due direzioni diverse. Una, diciamo, che utilizza parecchio capitale, la leader, diciamo, con cui è nata la strategia, e che utilizza due spread ITM incrociati, e una che invece estrae il succo di limone dai due spread ITM incrociati e crea un solo spread direzionale. Attraverso questo spread direzionale va a strutturare sopra una strategia che è eminentemente bidirezionale, cioè che vuole guadagnare dai due lati del mercato e vuole guadagnare proprio dal movimento del mercato, che esso si muova verso l'alto o si muova verso il basso. Quindi non solo dal passare del tempo, che costituisce la fonte di finanziamento, ma dal vero e proprio movimento del mercato. Per esempio, con un concetto diverso in termini di filosofia di approccio, è quello che è successo nella giornata di ieri a Incassi Costanti America. Incassi Costanti America conteneva nella strategia che abbiamo inserito, che in questo momento ha mercato, la strategia 06, su cui siamo passati in altri webinar a descriverla, è una strategia che evidentemente guadagna dal passare del tempo, perché ha venduto 6 opzioni 31,50, 3.150 put 15 settembre, le ha vendute a 3 punti e 12, 3 punti e 15 con la commissione. Adesso vale 1,20, 1,30, quindi siamo ormai abbiamo maturato circa il 60% della profittabilità. Abbiamo maturato il 60%, siamo in profitto apparente su questa strategia di 207 franchi in questo momento, quindi con una riga che è la fonte del nostro profitto di 553 dollari e tutti gli altri costi coperti, ma abbiamo portato a profitto nella giornata di ieri lo spread 4.590 contro 4.575. Questo spread, che era stato acquistato con un prezzo di circa 6 punti di S&P 500 interamente finanziati dalla strategia, ci ha dato ieri 10 punti, quindi ci ha dato 500 dollari. 500 dollari che sono un rientro in cassa, diciamo, della strategia che andremo ad aggiungere al nostro profitto base, al nostro profitto che
c'è in questo momento. Quindi questo mese il tesoro di Cassa Costante America è un doppio profitto, cioè un profitto che deriva dal passare del tempo e deriva da una direzione. Ma in Cassa Costante America che cos'ha di diverso rispetto a Leader? Che punta su una direzione del mercato e poi punta al passare del tempo. Leader invece approccia la cosa in un modo completamente diverso, punta direttamente ad avere una struttura bidirezionale, deve guadagnare da tutte e due le parti. Deve guadagnare dal fatto che vada al rialzo o che vada al ribasso. Rispetto a Incassi Costanti America, quindi ha una differenza sostanziale che è la bidirezionalità, ma ha una assonanza in termini di doppia profittabilità, ovvero quando ci sono le condizioni, Leader, un po' come Incassi Costanti America, guadagna due volte, guadagna da un doppio profitto, mentre quando le cose vanno male, sia Leader che Incassi Costanti America guadagnano una sola volta. E credo che guadagnare una sola volta quando le cose vanno male sarebbe una cosa dove metterebbero la propria firma per iscritto molti, molti trader del mondo. E dico questo con la consapevolezza che gli abbonati di Opzionaria sono dei privilegiati che hanno la possibilità di poter avere questo tipo di profittabilità. Quindi o doppio profitto o singolo profitto, questa è l'alternativa. La Leader che in questo momento è a mercato ha a sua volta uno spread che è in profitto anche se non di molto, di circa 60 dollari, ha una profittabilità in questo momento di circa 87 franchi, è ancora molto da maturare perché ha una scadenza 20 ottobre sulla scadenza lunga sulla parte venduta e in teoria potrebbe ancora essere messa a mercato perché il mercato ha oscillato un po' su e un po' giù dal momento in cui è stata inserita, è tornata più o meno sul livello di mercato dove era stata inserita e quindi oggi potrebbe addirittura essere rimessa a mercato con piccole modifiche sulla strategia. Ma Leader ha come dicevo, una filosofia completamente diversa, una filosofia di approccio diverso. Siccome nei webinar precedenti abbiamo fatto vedere le strategie con l'incrocio dei due spread in the money, fatti che quindi richiedono anche parecchio capitale, diciamo che normalmente sono spread che occupano da soli 12-13 mila dollari più un pochino di margine per quello che riguarda il contorno della strategia, per rendere completa la strategia. E oggi invece vediamo proprio la costruzione di una leader, di una strategia leader, che invece che utilizzare parecchio capitale utilizza un po' di margini in più, ma senza necessità di poter impegnare capitale, un po' come quella che in questo momento è a mercato, che è un'ottima struttura bidirezionale. Andiamo, siccome il leader ha una struttura dove è un pizzico più complessa da in termini di architettura, quindi oltre che attraverso i normali strumenti che ci mette a disposizione Interactive Brokers, cioè che ci mette a disposizione il broker, lo strategy builder, come l'abbiamo visto molte volte, qui ricorriamo alla piattaforma di Play Options, la piattaforma BTrader, per far vedere la costruzione della strategia e per far vedere la costruzione grafica della strategia. Perché la strategia permette di poter avere, attraverso la sua bidirezionalità, una struttura che guadagna da due parti, di cui bisogna un po' comprendere il significato in termini grafici. Quindi di poter vedere quali sono i limiti di questa strategia, sia dal punto di vista del rialzo, sia dal punto di vista del ribasso. Vedremo che in un contesto che è fondamentalmente rialzista come questo, costruiamo una strategia dove non vogliamo avere problemi dal lato alto, però vogliamo nel contempo avere la possibilità del doppio profitto dal lato basso. Va bene? Quindi qualche cosa che riflette esattamente l'analisi che abbiamo fatto ora, ovvero ora ci aspettiamo un po' di rimbalzo,
Ci aspettiamo che questo ribasso potrebbe non essere finito e se così fosse vogliamo guadagnare da subito attraverso una profittabilità dal lato basso. Però vogliamo anche avere la garanzia che se il mercato va dal lato alto e con una china rialzista come quella che stiamo vivendo, nessuno può dire se questo ribasso in realtà non sia finito, perché è assolutamente possibile che ora il mercato sia già in procinto di ripartire, lo vediamo difficile, però è assolutamente possibile. E del resto non è che siamo molto ribassisti sul mese di agosto. Abbiamo già espresso in altri webinar le tendenze stagionali dell'S&P 500. È chiaro che la notizia di Fitch ha un po' alterato il panorama, ma io credo non più di tanto, perché alla fine sul mercato obbligazionario, sul mercato dei Fed Funds non è cambiato più di tanto e io credo che non ci sarà una variazione significativa. Credo che potrebbe esserci di qui a Ferragosto una sostanziale fase latero o latero ribassista e dopo Ferragosto una settimana che potrebbe essere un po' critica, quella dal 16 al 25, per poi avere di nuovo un rimbalzo che va verso la prima settimana di settembre. Questo è l'agosto che abbiamo già descritto, quindi è un agosto dove in definitiva c'è un po' di su e giù, non c'è un grande movimento. Noi adesso punteremo a fare in modo di costruire una strategia che rifletta questa visione del mercato, che ci permetta di poter avere un profitto dalla eventuale discesa nella prossima settimana del mercato, una eventuale discesa che va per esempio a testare la media mobile a 50 o la linea dinamica di trend che affonda fino ai minimi del 14 di marzo, che sono stati minimi estremamente importanti perché sono i minimi con cui poi il mercato ha fatto questa grande onda rialzista. Quindi è assolutamente possibile che vada ad appoggiarsi su questi livelli nel caso in cui ci sia ribasso. E noi faremo proprio una impostazione ribassista dal lato basso, dal lato sud, per poter prendere profitto verso il lato sud. Però vorremmo in ogni caso guadagnare dal lato nord, perché questa è una struttura rialzista. Quindi se prendiamo profitto dal lato sud è perché abbiamo avuto un po' di fantasia e fortuna di essere soddisfatti dal mercato con un'onda di ritracciamento, ma è chiaro che l'onda principale continua a essere rialzista e quindi per non essere troppo controtrend facciamo in modo di guadagnare dalle due parti. E adesso andiamo a inserire dentro la nostra strategia. Anzitutto inseriamo dentro uno spread, ovvero invece di andare a inserire i due spread ITM che avevamo visto nei webinar precedenti di Leader, quindi spread che si incrociavano uno ribassista e uno rialzista, andiamo a prendere l'estratto del succo di limone di quei due spread, l'estratto estremo di quei due spread, costruendo uno spread ribassista, ovvero andando a identificare un punto. Adesso il mercato è 4.538, potrebbe essere uno spread in the money, per esempio 4.550 contro 4.540. Vi dico subito che quello che farei realmente a mercato è 4.550 contro 4.535, però purtroppo la piattaforma di BTrader non mi dà i finali 5, quindi gli strike intermedi, e quindi adesso mi arrangio con uno spread da 10 punti. Come vedete, lo spread a 10 punti fa la sua classica figura, uno spread ITM in the money, perché il mercato sta facendo adesso 4.537, 4.538, è uno spread tutto in the money che sta già tutto dalla parte rialzista. Vado a mettermi a plottarmi nelle proprietà della BTrader, mi plotto il credito e il debito e mi plotto anche le cose che non vi fanno mai vedere,
le probabilità, profit e probability. Questa è una di quelle cose che non vi fanno mai vedere. Adesso vedremo che questo profit e probability lo faremo crescere e lo faremo crescere il più possibile. Vediamo se ci riusciamo. Allora, adesso andiamo. Questo qui che abbiamo fatto, questo spread, è una scadenza 31 agosto, 31 di agosto. Quindi uno spread che vede un movimento di relativo breve termine. Io sto parlando di un movimento della prossima settimana, movimento diciamo entro Ferragosto, entro il 15 di agosto, un movimento ribassista che permetta di prendere profitto da questo spread. Ora vado a costruirli all'8 di settembre, quindi un po' più avanti del 31 agosto, vado a costruire due spread protettivi, due spread che sono esclusivamente di protezione. Quindi prendo due put 3750 e vendo due put 3650. Quindi sono due spread esclusivamente protettivi. Questi due spread sono un puro e semplice costo ed è una pura e semplice protezione ulteriore che voglio mettere dal lato basso. Da un lato basso, come vedete, abbondantemente basso, perché che cosa vado a fare adesso? Vado a prendermi una scadenza 29 settembre e vado a costruire una struttura di questo genere, una meno 4, meno 1, meno 1, che è quella che noi chiamiamo in gergo, ovvero vendiamo 4 opzioni put 3450, una 3400 e una 3350. E questo, diciamo, che è quello che, come vedete, abbiamo cominciato a portare un profit probability nettamente dalla nostra parte. C'è un 98% di profit probability. Questo è costruito in tempo reale, di fronte a voi, insieme. Questa profit probability, come vedete, l'abbiamo innalzata fino al 98% di probabilità Monte Carlo. Questa è una profit probability calcolata con la Monte Carlo che abbiamo fatto vedere altre volte ed è qualcosa che molto raramente vi viene fatto vedere perché 98 lo facciamo solo noi, parliamoci chiaro. Non lo vedrete da altre parti 98. E tenete presente che Monte Carlo non può fare 100, perché la probabilità non è mai 100, se no non esisterebbe più il mercato. 98 diciamo che è la probabilità standard o appena inferiore, quella che proviene dalle strategie di dribbling, che è intorno a 95-96. Comunque probabilità che certamente sono nettamente a nostro favore. Però che cosa è successo? Proviamo a ingrandire un po' il grafico. Allora, è successo, non è finita ancora, dobbiamo creare le coperture, però nel frattempo cominciamo a vedere che cosa abbiamo fatto. Allora, abbiamo fatto che dal lato alto c'è una profittabilità costante. Come dicevo prima, in un mercato rialzista, perché dobbiamo rischiare dal lato alto? Dal lato alto noi non vogliamo rischiare. Se il mercato va a rialzo, noi vogliamo soltanto guadagnare. E questo è un guadagno costante, come vedete, è una linea costante di guadagno dal lato alto. Dal lato basso vogliamo guadagnare di più, cioè vogliamo avere il doppio profitto. In effetti, come vedete, per esempio a 4.500, che è sopra il livello che abbiamo ipotizzato prima, a cui può andare l'S&P 500, la strategia guadagna 1.155 dollari a scadenza. 4.425, più o meno il livello di supporto che abbiamo pensato, la strategia ne guadagna 1.106. Poi, come vedete, va ad avere un punto di pareggio intorno a 4090. Vi preciso che in questo punto, cioè a 4250-4300, se il mercato dovesse arrivarci, noi spostiamo questo punto di pareggio molto più in basso. E sapete che le strategie che vengono in questo caso da dribbling, che utilizzeremo pari pari ora sulle strategie di leader, ci permettono di spostare come vogliamo. Purché lo facciamo in tempo, perché questo è il vero segreto, è farlo in tempo e farlo per tempo, non aspettare che arrivi il disastro
per poi magari provare a coprirsi dilettantescamente con i future, ma invece vogliamo essere dei professionisti del trading e come professionisti del trading non aspettiamo che il mercato ci venga a prendere, ma spostiamo l'appuntamento, per così dire, con lui molto più in là, molto più in basso, in modo che il mercato non ci venga a prendere. Dopodiché, che cosa facciamo? Andiamo a costruire delle strategie di protezione che andranno a darci un break-even leggermente superiore, ma che nel contempo ci permettono di avere una protezione dal lato basso, perlomeno nella scadenza corta. E facciamo un giochino, è un giochino molto molto serio, che ci permette di avere un net now sostanzialmente perfetto. Ovvero noi possiamo uscire da questa strategia quando vogliamo, perché certamente non perderemo. Osservate la perfezione di questo net now. La linea rossa sta a indicare come si muove il mercato nel durante, come si muove la strategia nel durante, nel durante dell'esecuzione. Di qui al 31 di agosto, di qui, ripeto, al 31 di agosto, alla scadenza breve. Abbiamo un po' diminuito il profitto dalla parte alta, perché parliamo di un profitto intorno ai 280, 270, 280 dollari. Abbiamo speso dei soldi, quindi abbiamo diminuito anche dalla parte bassa, però la parte bassa continuiamo ad avere una profittabilità intorno ai 700, 628, osservate 490, 500, quindi un'ottima profittabilità. Che cosa c'è di segreto in questa strategia? C'è il fatto che ci sono due anime di questa strategia. Un'anima che è un'anima sostanzialmente ribassista, che guadagna dal movimento al ribasso del mercato, perché ne ha estratto il succo per guadagnare dal ribasso. C'è poi un'anima rialzista, che è quella che ci garantisce che in un mercato che in questo momento è più facile che ci tradisca dal lato alto piuttosto che non dal lato basso, ci dà l'assoluta garanzia che noi guadagneremo comunque. Non solo, se vogliamo scappare via dalla strategia, abbiamo un net now morbidissimo, ma proprio morbido, con un net now che tenderà ad alzarsi e ad avvicinarsi ovviamente alle linee dell'expiry e che parte, come vedete, con una logica assolutamente morbidissima di grande sicurezza. Continuiamo ad avere le nostre profit and probability 98%, probabilità del 98%. Abbiamo costruito una struttura molto ben equilibrata, molto ben dosata dal punto di vista dei rischi. Ripeto, questo punto di break-even, che peraltro è piuttosto basso, non ci spaventa perché siamo in grado in ogni momento in cui il mercato dovesse andare con questo puntino rosso in quest'area, sappiamo già il punto dove dobbiamo intervenire. È fra qui e qua. In questo segmento noi interverremo per spostare il break-even più in basso con una delle nostre strategie protettive che alcuni dei nostri abbonati, quelli che partecipano ai nostri percorsi formativi, hanno anche avuto modo di approfondire con noi, insieme con noi, e oggi sanno usare qualsiasi tipo di modello strategico che noi utilizziamo per poter allontanare il rischio, cosa che, ripeto, sul mercato, credetemi, è una cosa che non sanno fare in molti, soprattutto non la sanno fare nei tempi giusti e non la descrivono mai come va effettivamente fatta. Questa è una strategia dal 98% di probabilità di profitto. Non l'ho calcolata io, non l'ho scritto io, 98. L'ha calcolata la Monte Carlo Analysis, che è brillantemente stata messa dai softwareisti di VTrader di Play Options all'interno di questa piattaforma che è apprezzabile, molto popolare ed è la ragione per cui illustriamo con questa piattaforma la strategia di cui vi ho parlato. Ora non resta altro che metterla a mercato, un po' come abbiamo mercato in questo momento la strategia di leader
che è in questo momento in portafoglio, diventerebbe diciamo la leader 04 se vogliamo metterla al mercato ora, ma è una ovviamente è solamente fatta a scopo didattico. Prego di non replicarla, è un qualche cosa, è una preghiera che io faccio sempre nei webinar. Non replicate le strategie che facciamo vedere, ma non perché non siano valide, non siano giuste, a prescindere dal fatto che sono giuste magari in questo momento, ma perché sono descritte a fini didattici. Poi, oltre che saperla mettere a mercato, uno deve saperla gestire, deve avere il management della strategia, che è fondamentale. E il management è quello che fa la differenza, è quello che permette di gestire la strategia. E quindi non replicatela, eh? Piuttosto consultateci, diventate nostri abbonati, seguite i nostri percorsi, seguite la nostra cultura finanziaria, che è una cultura finanziaria in opzione di altissimo livello che non trovate in letteratura, non trovate altrove e che vi permette di poter avere una grande e costante profittabilità con un elevatissimo livello di sicurezza, col 98% di probabilità a vostro favore. Magnifico, Maurizio, grazie mille per l'esposizione, sempre brillante, assolutamente. Ti chiederei a questo punto, Maurizio, se fosse possibile mostrare l'equity line di questo grandioso servizio che è Leader. Sì, hai ragione, anche perché finisce che non l'ho neanche preparata, adesso la Eccola. cerco. Ecco qua. Dovresti anche riuscire a centrarla adesso, Sì, facciamo del eh? nostro. Allora, vediamo un po'. Eccola qua, questa è Leader. Leader è una di quelle, come tutte, che danno problemi alla centratura e, come vedete, ha delle linee assolutamente come dire, di crescita della strategia molto corpose, Sì. molto meno segmentata, no? Per esempio, se la confrontiamo con Smart, anche con un pochino con Dribbling, no? Perché è così costante? Proprio perché ha questo concetto di bidirezionalità, per cui alla fine nel saldo netto della strategia va comunque in profitto. Raramente prende qualche perdita, vabbè, ma questo è giusto che sia così. Non esiste struttura di trading che non abbia qualche dente di sega nell'equity line, e Leader però ha una grande profittabilità, una molto significativa profittabilità. Noto inoltre, Maurizio, che le operazioni in perdita sono assolutamente inconsistenti rispetto alle operazioni in profitto. È prerogativa di tutti i servizi opzionaria, ma questo fenomeno sul leader è anche più accentuato, è così. Sì, esatto, perché la profittabilità media di Leader è un po' più alta rispetto a Sì, quella sì. degli altri sistemi. Quindi ha una media di profitto per operazione che è più alta di quella degli altri sistemi e siccome le operazioni in perdita bisogna pescarle proprio, no? Bisogna andarle in cerca, le abbiamo Eh messe in sì. rosso apposta, no? Così erano più facili Esatto. da Abbiamo preso identificare. l'abitudine di metterle in rosso, altrimenti sarebbe stato No, difficile trovarle. sono più facili da identificare perché anche noi abbiamo ogni tanto qualche perdita. E è giusto così. In genere le perdite non superano una perdita l'anno, due perdite quando proprio va malissimo. Anzi, su Leader credo che non sia mai successo due volte nello stesso anno. Eh E, sì. ed è una equity line assolutamente che dà molta, molta sicurezza. La potenza del doppio profitto di Leader, la potenza di Leader espressa al massimo della sua espressività attraverso questa magnifica equity line. Io mi riprendo il controllo dello schermo perché Leader è in promozione esclusiva. Ricordiamoci che ad agosto ci sono le promozioni speciali, quindi promozioni assolutamente uniche. Vi basterà inviare un WhatsApp o un SMS al numero 320 8756 444. Con scritto Leader per non perdere davvero un'occasione unica, unica e rara. Promozione d'agosto, promozione speciale 320 8756 444. Scrivete Leader anche per informazioni, il numero che vedete in sovrimpressione. Maurizio, io ti riassegno il controllo dello schermo, così da passare in rassegna alle domande di rito.
Ti chiedo da subito il capitale minimo necessario per poter seguire leader. Allora, leader ha due rami di strategia, no? Quello che abbiamo visto questa mattina è un po' il secondo ramo di strategia, che occupa dei margini abbastanza limitati. Stiamo parlando di 3.000-3.500 dollari di margine. Quindi la leader con il modello numero 2 richiede non più di 10.000 dollari di Ok. 10-11 mila dollari di capitale. E se invece si vuole seguire la leader numero uno, anche la leader numero uno richiede 20 mila dollari di capitale. La leader numero uno non è che la numero uno perché è più importante dell'altra, tutte e due sono profittevoli in modo sostanzialmente simile. La leader numero uno è semplicemente una strategia che occupa più capitale e meno margine, perché basa modello direzionale su due spread ETN incrociati che quindi costano molto perché sono in the money, sono molto in the money e sono incrociati. Quindi ce n'è uno Certo. rialzista e uno ribassista che favorisce questo concetto di bidirezionalità. Bidirezionalità che leader poi invece mutua nella strategia numero 2 utilizzando un margine leggermente superiore ma non utilizzando capitale, quindi avvicinandosi di più anche ai trader che vogliono utilizzare meno capitale, immobilizzare meno capitale. Quindi c'è la possibilità di poter usufruire di un servizio così speciale, anche con un capitale molto ridotto di 10-11 mila dollari. Assolutamente sì, assolutamente sì. Numero di operazioni, Maurizio. Leader normalmente fa una operazione al mese, qualche volta ne può fare due quando c'è un mese particolarmente favorevole. Soprattutto quando va a profitto magari rapidamente su una strategia. Quello che può succedere anche è che ci sia in vita una strategia precedente di cui magari viene riutilizzata la carrozzeria, perché Leader ha una delle funzionalità che abbiamo imparato con dribbling, che significa poter riutilizzare una parte della strategia precedente in una strategia successiva, che è un formidabile ottimizzatore dei costi e quindi un formidabile elevatore di profitti. Questo permette di poter avere una strategia di leader in piedi ancora dal periodo precedente, riutilizzata per il periodo successivo e magari una nuova strategia di leader a mercato. Quindi in questo momento in portafoglio c'è una sola, al massimo ce ne possono essere due. Ottimo. Maurizio, c'è la possibilità per i prossimi iscritti, ovviamente anche a seconda delle condizioni del mercato, di poter inserire un ordine leader nei prossimi giorni? Ma c'è perché, premesso che questo che ho illustrato, quello che ho fatto appena vedere, illustrato sulla piattaforma di BTrader, è un ordine che può tranquillamente essere tradotto in un ordine a mercato. E Sì. con la nostra guida, ripeto, non lo fate se non avete la nostra guida, perché poi non sapete come gestirla la strategia. La strategia per gestirla richiede esperienza. Non siate faciloni, grossolani, approssimativi, seguendo quell'onda di faciloneria e grossolanità che spesso c'è nella letteratura sulle opzioni. Ecco, le opzioni sono un ottimo strumento di investimento e di trading che va conosciuto. E diciamo chi vi rappresenta in questo momento queste strategie è l'organizzazione migliore che può guidarvi per poter ottenere da queste strategie un buon profitto costante, un buon profitto. Un ottimo profitto sul capitale, un ottimo rendimento sul capitale e soprattutto di ottenerlo in modo costante. Non solo si può inserire al mercato quella che ho appena descritto con la nostra guida, ma si può inserire anche la Leader 03, cioè quella che in questo momento è in portafoglio, con una piccola modifica che saremmo ben lieti di spiegare ai nuovi ingressi, ai nuovi abbonati a Leader, perché in questo modo qui possono tranquillamente come dire, accodarsi al flusso in corso, no? Va bene, prendere il treno che è già in corsa. Ottimo. Maurizio, vorrei mostrarsi, eccola qui l'Equity Line, per fare un'osservazione.
Questi sono i risultati derivati dall'impostazione base di leader, ma laddove il cliente volesse incrementare le posizioni, quali potrebbero essere i risultati? Per chi è più capitalizzato, ad esempio, intendo. No, beh, leader si presta moltissimo a essere drogata. Ok. Sì. Vorrei dire più di dribbling, insomma, ecco. Perché è evidente, no? Una struttura bidirezionale, okay, se ne esalti gli aspetti bidirezionali in modo equilibrato, va bene? E tu puoi tranquillamente ottenere in funzione di un maggiore capitale che può ospitare quindi maggiori margini, puoi ottenere una redditività enormemente superiore. Noi quando parliamo della redditività mensile dall'1,5 al 4% sul capitale, mettiamo un range che è un range realistico, ovvero quando siamo nella parte alta del range, 3,5-4% al mese, significa che in qualche modo abbiamo apportato un po' di pepe, un po' di droga alla strategia, può essere quella di leader, può essere un'altra di opzionale, ma oggi parliamo di leader, nell'ambito di un criterio di rischio controllato, dominabile, va bene? Quello che cambia fra l'1,5 e il 4% è, come dire, la mia propensione a rischio e la mia capacità di gestire la strategia, ok? Ma se sono Certo. capace di gestirla con un buon capitale, leader gli dà delle soddisfazioni immense, perché arrivare al 4% è veramente molto molto facile, perché si tratta di drogarla appena, basta drogarla in modo equilibrato dai due lati, per fare in Sì. modo che la struttura bidirezionale venga mantenuta, che è il segreto di leader, eh? Il segreto è non solo quello che abbiamo visto in altre strategie, anche nostre, che diciamo c'è il passare del tempo che ci garantisce. Qui c'è una vera e propria struttura bidirezionale. Possiamo quindi dire con assoluta certezza che il leader è uno strumento dalle potenzialità illimitate, un servizio inedito dal punto di vista strategico operativo. Questo è il leader e questi sono i risultati. Rispetto ai neofiti, un metodo così completo e non complesso può essere seguito con facilità? Ma assolutamente sì, diciamo che come abbiamo detto in tanti altri webinar, i neofiti sono assolutamente benvenuti nel nostro mondo. Anzi, i neofiti hanno un grande vantaggio, quello di non aver avuto il mix di confusione che c'è oggi sul mercato delle opzioni da parte di altri operatori, a mio avviso senza scrupoli, perché assolutamente si tratta di cose assolutamente demenziali quelle che stanno sul mercato in questo momento, dove c'è un livello di rischio elevatissimo che non viene manifestato. Quando prima ho detto non vi fanno mai vedere il profit probability, va bene? E dico una realtà. Ci avete fatto caso, ma per quale ragione quella casellina non la fa vedere nessuno? Provateci a chiederlo, mi fai vedere il profit probability, vediamo che cosa viene fuori. E così capite anche che tipo di rischio c'è altrove rispetto a quello che correte qui. Va bene? Qui si corre un rischio controllato di mercato, non ci può non essere rischio nel mercato. Per guadagnare ci vuole di poter rischiare qualche cosa. Ma il rischio deve essere un rischio assolutamente dominato, dominabile e sotto controllo. E deve partire da un profit probability assolutamente a nostro favore, che ci lasci tranquilli, che ci lasci assolutamente esemplarmente tranquilli. Del tuo stesso avviso, Maurizio, perdona la curiosità, era Damone, un teorico musicale della Grecia antica, il quale diceva che coloro che hanno contratto cattive abitudini, per loro è necessario un impegno duplice per poterle poi correggere, sradicarle. E Quindi è qualche volta esattamente. sì, esatto, e qualche volta è quello che vediamo proprio quando clienti abbonati che sono sempre benvenuti da noi,
e che partono da presupposti di altri servizi dove nel 95% dei casi hanno perso, Esatto. malgrado tutto, no? In qualche modo si riferiscono a quelle idee di fondo, Perseverano, sì. conto che sono quelle idee di fondo che sono sbagliate, capisci? E quindi, Sì. cioè, se hai perso è perché c'è una ragione, insomma, no? E se in un, diciamo altrove, ogni tanto perdi con una frequenza superiore, tieni presente che se perdi con una frequenza superiore è un sistema che claudica di più, che è più zoppicante, non c'è niente da fare. Eh sì, eh sì. Quindi non scegliere. Assolutamente, assolutamente. Quindi i neofiti sono assolutamente i benvenuti, saranno adeguatamente seguiti e potranno godere di leader e delle sue, dei suoi magnifici risultati. Mi riprendo il controllo dello schermo, Maurizio, un ultimo appunto, ovvero l'assistenza di cui potrà godere il nostro abbonato. Allora, a parte la mia assistenza personale quando occorre, che mi fa sempre piacere di parlare con clienti, abbonati, lettori, sostenitori. Premesso questo, c'è una redazione e un'organizzazione che è attiva a disposizione del cliente per 18 ore al giorno, 7 giorni su 7 della settimana, quindi sabato e domenica compresi, attraverso gli indirizzi email dei nostri servizi di assistenza. C'è un numero di telefono che risponde 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno per le particolari urgenze. Questi due canali di assistenza non hanno eguali in altre case editrici a livello europeo. Non hanno eguali. E potrete appurarlo voi stessi. Assolutamente, nessuno risponde 24 ore, nessuno risponde di domenica, nessuno risponde alle email alle 22 della sera. Ma alle 22 della sera c'è la chiusura dell'S&P 500 e noi siamo lì a guardarla, ma a guardarla sul serio. Chissà, forse è perché sai che in questo periodo ne vediamo tanti che sono al mare, no? Ci fanno vedere che Certo, sono località, no? Di grande prestigio, no? Eccetera. Forse noi siamo montanari, che ci vuol fare? No, io mi sono rintanato in montagna da tanto tempo, no? E quindi alle 22 mi piace vedere l'S&P 500, no? E vabbè, sono deformazioni, no? Queste. Però insieme con me c'è la redazione, che è fatta, come sai, di un team entusiasta, un team fortissimo, un team con grandissima esperienza, grandissima capacità di assistenza e di approccio nei confronti dei lettori, dei sostenitori e dei clienti. Quindi 18 ore al giorno in email tutti i giorni e 24 ore al giorno attraverso telefono con persona umana che risponde. Vorrei chiarire, non è una segreteria telefonica, non è un sistema di presunta intelligenza artificiale, no, è un operatore umano che prende in carico la chiamata e mette in condizioni poi la redazione di poter reagire, di poter rispondere. E usiamo questo secondo strumento consigliamo di usarlo il nostro cliente per le particolari urgenze. Altrimenti c'è l'email dove il cliente può mandare anche i propri screenshot, può mandare le proprie posizioni quando ha delle incertezze, può chiedere consiglio. Stamattina, per esempio, un abbonato di Smart ha chiesto consiglio se era opportuno di rafforzare un certo spread e Sì. la redazione ha risposto, va bene, ha risposto esprimendo il proprio parere e sono consigli specifici che raccolgono le posizioni personali del cliente. Se il cliente intendeva rafforzare uno spread era perché voleva avere una minore esposizione al rischio. E noi rispondiamo sempre molto volentieri a questo tipo di domande, di formulazioni, facendo capire qual è il livello di rischio che viene adoperato, qual è il livello di rischio che viene in questo caso ridotto, quindi esemplificando e in qualche modo
diffondendo cultura finanziaria di altissimo livello in ogni momento della nostra giornata. Perfetto, Maurizio. E in ogni periodo. Assistenza. Perdonami, prego, prego. No, io dicevo in ogni interazione con i nostri clienti, scusa, l'ho Esatto. aggiunto. Ok. Figurati, figurati. Assistenza, possibilità di confronto assolutamente attraverso anche quelle che sono richieste operative, strategiche, personali. Quindi la potenza del doppio profitto di leader, la potenza di opzionare dell'Istituto Svizzero della Borsa. Vi invito a inviare un WhatsApp, un SMS al numero 320 8756444 con scritto leader. Ignorate categoricamente il prezzo presente sul sito. La promozione è una promozione speciale a cui è possibile per tutti accedere. 320 8756444. Si può godere inoltre della promozione speciale di agosto e decidere di rimandare, posticipare l'attivazione del servizio a un altro momento. Quindi leader opzionari all'Istituto Svizzero della Borsa. Io ringrazio immensamente Maurizio, grazie mille di tutto. Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori, grazie alla redazione dell'Istituto Svizzero della Borsa. E grazie mille a tutti i nostri partecipanti. Grazie a tutti e una buona giornata.